Allora, bene, il video sta per il termine video in diretta. Allora, io non so se ci siete già, io sono pronta per fare. Sì, uno spettatore, quindi ci siete già. Ciao amici, buonasera, buon lunedì. Tengo gli occhiali, ciao Robby, ciao Ruggero, ah siamo fra di noi, ah no sono 15, sono tanti di più, eh. Allora io sapete, aspetto i vostri like, che se vi vedo, buonasera Patrizia, ciao Alessandro, bentornato anche te, finito il mare ragazzi, eh. Quanti eravamo al mare? Io c'ero con i miei nipoti, mia figlia, mio marito, ciao Francesca. E siamo rientrati, dovevamo. Ciao Alessandra, dov'è la mia dolce? Dolce metà, non è né la metà e neanche dolce, però è qua, è arrivato adesso, non abbiamo neanche cenato perché faceva dei buchi che aggiustava una porta, va bene. Chi è Viao che mi cerca? Carmela, Carmela, ben trovata. Sì, allora, dicevo, chi è stato al mare? Ah, noi siamo stati al mare, siamo stati bene, molto bene. Volevamo tornare ieri, che era domenica. Poi, siccome dovete sapere, è stato il calvario andare là, abbiamo messo 4 ore. Inutile che vieni qua che non ti si vede, sì, va bene. Non ti si vede, ci sei solo mezzo. No, mettiti dall'altra parte come hai fatto l'altra volta, se no non ti vede nessuno, poi dicono che è più oscuro. Va bene. Ciao Giulia! Ciao Simona, Giovanna, Sabina, Isolde, cosa fai? Mangi? È arrivato a casa adesso, non abbiamo cenato ancora perché lui era giù, faceva dei busi. Aggiustava un portone, dice lui. Dei busi che ha fatto, secondo me non trovo più neanche un'anta, va bene. Comunque, noi siamo tornati prima perché ci siamo presi paura che ha detto brutto tempo, 4 ore ci abbiamo messo. Siamo partiti sabato sera, siamo andati da Dio perché cosa abbiamo messo? Un'ora e mezza, Ah, eh? Un'ora. non mi Siamo ricordo. andati bene, non, niente code, niente, neanche rallentamenti si può dire. Ciao Paola, ecco, eccolo, Carmela, hai visto? Mi sono addormentato sotto l'ombrellone, mi sono scottato, dice Alessandro, anche Giacomo, mio genero, era come Mastro Ciliegia, rosso, 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 va bene. A Palermo brutto tempo e pioggia, purtroppo anche da noi brutto tempo e pioggia, e come ti dico, noi avevamo un po' di timore. Domenica è venuta la bomba d'acqua e anche sabato pare, io sabato non c'ero, però mi hanno detto oggi che anche sabato c'è stata. Buona serata Maria anche a te e buona serata Eliana da Milano. E anche oggi, ancora adesso, stava Sì. piovendo, vero? Stava piovendo, a un certo punto dava bene bene, però non era certo la bomba d'acqua, però è ininterrotta. Ecco, ciao cara, ciao Biella, starà tuonando, dice. Ciao Spizia, di cosa si parla? Di niente, del tempo, di come siamo stati, di un saluto che volevo farmi a Palermo. A Rimini piove, purtroppo, visto il telegiornale. Come dire, non finirà mai quest'acqua. Io dico, prima o poi dovrà finire. Cosa fanno? La fabbrica? No? Non lo so. Un grandissimo da Linz, Austria. Ah, bellissimo. Bene, allora ciao Elio, ciao Dos, ciao tutti. Bene, quindi noi siamo tornati, voi che eravate via siete tornati anche voi, in Sardegna molta pioggia. Oh, abbiamo visto Cagliari con l'acqua per le strade, sembrava Faenza, sembrava piove anche a Pisa, anche a Re ciao da Arezzo. Grazie, cos'è che dici che siamo carini molto, hai capito? Grazie. Va bene. Oh, non ti espandere, non essere troppo sorridente perché lui la sua. L'avete visto fare la mazurka? Così, sempre con quel ghigno lì che non so neanche quando è felice e quando non è felice uguale. Ecco, Andrea, buonasera, buonasera anche a te. Che dice anche qui piove? Facciamo parlare che il signor marito ci dia che cosa voleva. Te, parlano con te, sai, stai lì come un Cosa fantasma. devo dire? Non lo so, qualcosa, Torino piove, parli sempre, quando siamo qui non dici niente. So Va cosa devi bene. parli già Buona serata te. dalla Calabria, ciao a Londra. Vedi lì, torni in TV. No,
Ascolta, adesso sai cosa vado? Torno al mare, ve lo volevo dire che questo è l'ultimo lunedì, molto bello il mio maritone, parlano sempre di te, hai visto? Ma Visto? grazie, grazie, così mi. Oh, bravo! Ciao da Cesena e Alessandra, ciao Alessandra, no, da Pudignano e Margherita, va bene, io intanto ogni tanto li leggo, però andate così veloci. Ti seguo da più di 17 anni. Grazie. Allora, dai tempi di Antonella, della prova del cuoco, è passata Elisa, insomma, vabbè, tante cose le abbiamo fatte. Questo lunedì è l'ultimo lunedì da casa Spisni, perché poi io sono stata assunta, arruolata a tempo pieno per fare nonona. E allora prendo i miei nipoti quando hanno finito la scuola, quindi a metà di questa settimana partiremo la prossima, però lunedì prossimo conto di essere al mare. Tempo permettendo, perché mi sembra che stia facendo un po' di casino, però. Oh, grazie, dice, siamo eccezionali. Dice, no, no, cosa, che piove? Oh, ciao da Casalecchio, ciao Carla. Comunque non è che Chi è da non ci... Casalecchio? Chi è? Da Chi è da Casalecchio, Casalecchio? La Carla. conosco. Carlo da Casalecchio. Adesso tu per nome conosci la gente che non c'è la fotografia, non vedi niente, come fai a vedere? Vabbè, comunque dice che siamo una bella coppia, va bene così. Grazie. Quindi vi dicevo, ci vedremo lo stesso, perché poi farò le dirette lo stesso che dal mare, con i bambini, faremo qualcosa. Non vogliamo perderci, vogliamo trovarci, sentirci sempre, ma non sarà lunedì prossimo. Io ve lo dico, perché tanto già venerdì. A venerdì c'è da ridere, finalmente abbiamo la ricetta in diretta, che l'abbiamo sempre avuta, a parte questo venerdì perché era la festa della Repubblica. E ero al mare, dico la verità, principalmente perché non ero a Bologna, altrimenti forse qualcosa avrei fatto lo stesso. Però ero al mare e stavo benissimo e così l'ho saltata. Allora, questo venerdì su YouTube alle ore 13, alle ore 15, come sempre. Faremo la ricetta in diretta, ma ci sarà da divertirsi perché finalmente faccio una spoilerata, come dice mia figlia. È arrivato l'uovo di struzzo e farò le uova al tegamone. L'uovo al tegamone, perché posso mica fare col tegamino enorme. Va bene, faremo quella e in quel momento probabilmente so già dirvi anche la settimana successiva, quando ci vediamo, quando ci troviamo, continueremo con i nostri reel. Se adesso se hai finito di guardarti, potresti dirci se facciamo degli altri balli. Non lo Stasera so. con il marito, buona serata da Filinincisa, Valdarno. Ah, Fai sì, ballare, forse. mi fai fare fatica, non si guadagna niente, è meglio non ballare. Non ho parole, non so cosa rispondere, a questa non so cosa dire. Va bene, ancora non ho mai dovuto pagare gli uomini a ballare, adesso non vorrei cominciare adesso, va bene. Ciao da Salerno, è Loredana, oggi sole, pioggia, sole, pioggia, sole, pioggia, non si capisce più niente. Ciao da Chieti, in Abruzzo. Beh, almeno sì, sole e pioggia, da noi sole poca roba, devo dire la verità, proprio poco poco, tutt'oggi che... Poco bello. Smetteranno, non può esserci tutta quest'acqua, prima o poi deve finire, Negli quindi Abruzzi sono i lupi, continuiamo. che volevi dire un lupetto, Come? eh? In Abruzzi sono i lupi, no? In Ma Abruzzi. ci sono dappertutto i Se lupi. trovo un lupetto e ce lo dicono di andare Ma mio marito questa sera fa il festival delle fesserie, non lo so come dire. a prendere. Ecco, ciao sposetti da Belluno, io ho avuto la fortuna di incontrarti alla prova del cuoco. Buone ferie, grazie Margherita. Adesso. Io non ti vedo, però fai conto che va bene, sono contenta che ci siamo conosciute. Oggi è la giornata degli incontri, sei già la seconda persona che ho incontrato alla prova del cuoco. Bene, da San Giovanni Persiceto qua dietro a casa e anche Castelfranco Emilia. Un bel sole, grazie Nani, un bel sole, quello che ci vuole per tutti. Ciao Silvana, buonasera, va bene, qua c'è qualcuno, il cagnolino con l'ombrello, un altro cagnolino con l'ombrello. Ehi, 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 purtroppo ci tocca tenere l'ombrello, che mio marito adesso è andato a mangiare. Vabbè, stasera è la follia. Va bene, allora, ci vediamo, abbiamo detto venerdì.
con la diretta. Faremo degli altri reel, chissà, forse mio marito collabora, forse no, però se lo fa sarà gratuito, anzi adesso sto pensando che mi farò pagare io, va bene. Sì, per la sofferenza. Fra che pesti i piedi, sbaglia i passi e li conta. Adesso ve lo faccio poi sapere. Ecco. Un salutone, dice, ho vissuto a Sala Bolognese, San Giovanni Persiceto, bei posti. Marotta vi manda un abbraccio, grazie Francesca. Eravamo giù fino a sabato, siamo stati bene. Bene, anche dalla mamma di Rachele, ciao a tutti. E vi dico, ci vediamo venerdì e vi dirò anche cosa facciamo, cosa non facciamo. Intanto vi ringrazio perché siete sempre tanto, tanto numerosi, tanto affettuosi e tanto gentili. E vi leggo a tal proposito anche, siamo comunque al numero 4, articolo 4, questa è la dichiarazione delle femmine. Hanno il diritto di arrampicarsi sugli alberi, di costruire capanne, di scalare muretti e steccati. I maschi come le femmine, perché siamo tutti uguali? Perché le persone sono persone, non si distinguono dall'ombelico alle ginocchia. Allora, poi vi farò anche, ho visto che avete gradito di vedere quali sono i libri, le letture che faccio. A me piace leggere, è il mio vizio principale, anzi è l'unico, vero? Non ho altri vizi, No, è vero, ho solo quello di leggere. è E poi, quello da bere ogni tanto, lascia perdere che lì ci sarebbe da spendere qualche parola. Ciao, sono Monica, mi piacerebbe tanto conoscerti, anche a me piacerebbe conoscerti, ma vieni, via del Partigiano 7, io sono lì sempre. Date sempre un colpo di telefono prima, perché non si sa mai. Oggi ero a una conferenza stampa e in quel momento non c'ero. Domani mattina aspetto della gente da Portland che viene a salutarmi. Io quando so che venite sono sempre contenta, sai? Mi farebbe piacere, Monica, ti aspetto. Ciao da Reggio Emilia, da Vittorio Veneto. Vittorio Veneto, non la via Vittorio Veneto, quella che è qua di dietro, perché no, io ti ho già sentito, Lucio. Un'altra volta mi hai scritto. Ottimo visto, dice Alessandro, la lettura. E ho proprio finito anche il libro che mi hai regalato tu, te l'ho detto, simpatico. Va bene, poi lo passo a mia figlia per quest'estate. Allora, cari ragazzi, care ragazze, io vi saluto, vi ringrazio per essere sempre così gentili. Vi dico buonanotte e ci vediamo venerdì con le uova al tegamone, se riesco a spaccarla, perché dura come un accidente, chissà, forse con la fiammiccina che dovrò andare. Qualcosa faremo, va bene? Ciao amici, buonanotte a tutti quanti, stateci tanto bene, anche a te dal Piemonte, a tutti, eh? E non ti saluto mai, Franca, non sei sfortunata, no? È che siete tanti, ti saluto stasera molto volentieri, ma non dico che sei sfortunata, nessuno è sfortunato, il fatto stesso che siamo qui, siamo vivi e siamo allegri è una grande fortuna. Bene, vi saluto tanto a tutti quanti. Buona serata, buonanotte. Scusa, puoi sospendere di Ciao mangiare? a tutti, Ma fatti vedere buona almeno. serata a Ma scusa, tutti. la gente gentile ti saluta, può essere che sei così stucone, ma porca miseria. Buona serata a tutti, Eccoci. state bene. Ah, bravo, finalmente. Ciao, guarda che adesso ti dicono baci, notte, Saluto, grazie, grazie, ciao. grazie, grazie, buona serata. Ciao amici, a tutti quanti. Ciao. Non c'erano i bimbi però, hai visto che non sono venuti i bimbi? E vabbè.